Allora, esatto. No, io dovrei parlare di rappresentanza e di diritti sindacali. Io credo che vederci qua oggi dia già un segnale di che cosa intendiamo noi per rappresentanza. La rappresentanza siamo noi, non è la rappresentanza, non è quella che ci vogliono imporre per legge, non è quella che ci vogliono imporre attraverso i regolamenti che si stanno inventando. La rappresentanza siamo noi qua dentro oggi e siamo quella che portiamo avanti tutti i giorni nei posti di lavoro, e questo credo sia chiaro a tutti. Io ho appena visto adesso, prima di salire qua sul palco, una giornalista di un giornale qua di Padova che ha detto: ma siete tanti, l'impressione che dà la DL quando diciamo interviene non è questa, tutti pensano che non siano questi i numeri, invece i numeri sono questi, i numeri sono di una organizzazione sindacale che ormai è diffusa, che non è presente solo nel Veneto ma che è presente appunto in Emilia Romagna, in Lombardia, in Piemonte e che a Roma anche, e che quindi diciamo è in grado, attraverso il messaggio che dà, di dare delle risposte chiare e precise. Al di là del fatto che la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, secondo la legge, si determini in maniera diversa, si determini diciamo per un conteggio che viene fatto adesso dall'INPS e che vede da una parte gli iscritti alle organizzazioni sindacali, dall'altra quelli che saranno poi invece anche gli eletti nelle RSU. Con noi diciamo che questa è la rappresentanza che ci vogliono imporre, che però non è nemmeno quella prevista dalla Costituzione, perché la Costituzione prevede che possa essere rappresentativo un sindacato anche se è semplicemente presente nel territorio, se è in grado di firmare tutta una serie di accordi all'interno dell'azienda o del territorio in cui si occupa. Quindi diciamo, da questo punto di vista è evidente che tutto quello che stanno mettendo in campo, tutti i tentativi che stanno facendo di regolamentare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali sono oggi come oggi solo tentativi che vogliono ridare fiato a CGL, CISL, UIL, quelle che sono considerate i sindacati maggiormente rappresentativi, perché sono quelli che dovrebbero essere in grado comunque di dialogare con un modo diverso rispetto a quello che abbiamo noi nei confronti del governo e dei padroni. La cosa però che abbiamo adesso più sott'occhio, che stiamo vivendo in maniera più chiara, non è tanto quella della rappresentatività sindacale, ma è quella del diritto di sciopero, del diritto di muoversi all'interno dei posti di lavoro. Lo stiamo vedendo con gli ultimi provvedimenti del ministro Salvini, che ha sprombattuto ogni volta che un'organizzazione sindacale di base, e non solo, ma soprattutto per le organizzazioni sindacali di base, indice uno sciopero del trasporto pubblico, lui immediatamente dice che sì, lui è per il diritto di sciopero, perché è per il diritto di sciopero, assolutamente, ma però c'è anche il diritto della mobilità e quindi lo sciopero viene precettato e la gente non può più fare scioperi di 24 ore, che non sono mai scioperi di 24 ore, perché ricordiamo che comunque c'è una legge, che è la legge 146, che prevede che comunque chi fa sciopero nel pubblico impiego, nei servizi essenziali, nel trasporto pubblico, debba comunque garantire un minimo di servizio. Per cui nel trasporto pubblico tu hai delle fasce orarie che devi garantire, come ieri i medici dovevano garantire le prestazioni fondamentali, quindi diciamo da questo punto di vista c'è già una grossa limitazione, l'abbiamo visto in tutti gli ambiti, in tutti i momenti. Adesso il 15 ci sarà un altro sciopero del trasporto pubblico. Anche questo è già scritto che sarà precettato e anche su questo ovviamente decideremo poi come lavoratori, e qua
mi riallaccio al ragionamento sull'intersindacalità, abbiamo messo in campo un momento di lavoro comune con tutte le organizzazioni sindacali che più o meno si occupano del trasporto pubblico, tutte le organizzazioni sindacali di base ovviamente che si occupano del trasporto pubblico, cercando di intervenire, perché quello che noi riusciamo a capire è se, come dicono le associazioni datoriali, come noi siamo piccoli come sindacati, quindi contiamo praticamente niente e quindi non dobbiamo essere sentiti per le trattative a livello nazionale, non capiamo perché nel momento in cui dichiariamo uno sciopero nazionale siamo costretti a subire la precettazione, perché vuol dire che contiamo, perché se non contassimo la gente non farebbe sciopero e ovviamente non si bloccherebbero i trasporti, mentre invece accade proprio il contrario, quindi ci precettano. Quindi anche da questo punto di vista è evidente che il discorso della rappresentanza è un discorso assolutamente relativo, che va legato invece, come dicevo prima, a quella che è la realtà che tu effettivamente porti in piazza, a quella che è la realtà che effettivamente tu rappresenti. Quindi io, guardate, sarò assolutamente breve perché non mi pare il caso di andare tanto avanti su questi discorsi, che sono discorsi che a noi ci toccano in maniera molto relativa, perché a noi interessa, come dicevo, fare in modo di muoverci per garantire i diritti, per garantire la possibilità che la rappresentatività si calcoli veramente in concreto su quelle che sono le iniziative e le lotte che portiamo avanti. Quindi al di là di quelle che sono le leggi e i tentativi che stanno facendo anche con questo governo di limitare sempre più il diritto di sciopero e il diritto di muoversi all'interno dei territori, vedi l'ultima legge che hanno fatto per cui se fai un blocco sono cambiati anche le pene che vengono previste nel caso di blocco stradale o di altre iniziative di questo genere. Ecco, io credo che noi dobbiamo continuare con quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare a dire che siamo noi che rappresentiamo noi stessi, siamo noi che ci diamo la rappresentatività, siamo noi che vogliamo garantire i diritti e la possibilità di fare tutte le lotte che ci consentano di portare a casa questi diritti. Grazie.